Nella zona archeologica di Andria, scavi recentissimi hanno riportato alla luce circa 400 tombe di epoca preromana. Si tratta di una vera e propria necropoli che risale a circa 4 secoli avanti Cristo. Ma quantunque vecchie di ben 2400 anni, queste tombe hanno fornito agli archeologi quasi intatto un ampio materiale per ricerche e studi di alto interesse. Alcune, scelte fra le più ricche e meglio conservate, sono state trasportate complete al locale museo. Secondo le costumanze dei tempi, i cavalli preferiti venivano uccisi e sepolti assieme al defunto. I ferri del morso sono stati ritrovati perfettamente conservati su qualche scheletro di questi animali e in qualche tomba persino il cocchio. Un ingente numero di oggetti arricchiva le tombe. Si notano specchi di bronzo levigato, monili, palette, spille, ambre. Fra gli ornamenti femminili primeggiano quelli in oro massiccio. Ecco un anello il cui peso supera i 25 grammi che reca inciso il ritratto del defunto. Fra gli oggetti di terracotta è degna di nota questa borraccia militare ed una statuina rappresentante probabilmente qualche divinità.